magone ce l'ho, è come se tornare su un posto dove è successo veramente qualcosa di brutto. E lo sento, lo rivedo, cioè magari guardo la fontana, guardo i binari, guardo i pali, messi assieme fanno una giornata assurda. Vent'anni qua dove stanno. Loro se potevano ci uccidevano quella domenica, io te lo dico io. Ci facevano male, ci hanno fatto male. Ma male, male veramente. Io botte così non ne ho mai presa. Ci hanno buttato sui vetri dei finestrini. Legavamo le cinghie, con le porte qui, le legavamo con le cinghie, le legavamo per non farle entrare, loro ci buttavano sui vetri con i manganelli. Perché il gruppo ultras più violento e più pericoloso in Italia in questo momento sono i reparti celere di alcune città ben definite. E lo sanno tutti. Probabilmente il nostro limite, il fatto di non uscire dal nostro mondo, di non cercare di comunicare in certa maniera. Oggi noi lo stiamo facendo, per Paolo, per i nostri diritti soprattutto, ma vorremmo che anche gli altri lo facessero. Noi siamo pronti, lo ripeto, a prenderci le nostre responsabilità, ma facciamolo tutti. Ci siamo qua in 45 perché meritiamo anche noi di esserci, soprattutto meritiamo anche una storia importante. Un ragazzo che è stato massacrato agli sbirri, per una storia che comunque tanti così dimostreranno, non solo per Paolo, ma per tanti abusi che abbiamo subito, noi siamo dentro anche in questi. A sé a Bressa dobbiamo essere umili, tosti ma umili. Ho apprezzato tantissimo la solidarietà che mi è venuta al mondo ultras, che è stata impressionante, è andata oltre ogni colore, oltre ogni differenza, è andata oltre. Ed è proprio bello questo, è proprio bello. Stai incazzati! Palo sempre, cagliol! Palo sempre, cagliol! Sono passato attraverso un inferno di ospedali, di grandi sofferenze, ma per fortuna riesco ancora a raccontare la mia storia. E la cosa che più mi dispiace è quella, aver perso tutti i miei ricordi felici, i miei momenti felici, averli persi tutti. Hola a todos, me llamo Paolo Scaroni, sono un cittadino italiano, fanatico del Brescia Calcio, vivo in Castagnedolo, municipio della provincia di Brescia, e le quiero contarmi storia, una storia di ordinaria locura, dicen algunos, una storia di mala polizia, dico io. Provengo da una famiglia normalissima, muy creente. Mio papà ha sido sempre un campesino, anche antes del mio incidente, tenía una impresa di costruzione. Dele che è eredato la passione per mia terra, por anno hasta che mi è quitato mi forza, una certa di crueltà, e creato toro dentro la mia finca, e adesso la sfinca, che è tenuto sfortunatamente e serrato, per falta di energia. Oggi sono impedito al 100% e non posso mai lavorare. Sono molte le persone che mi desiderano, che mi desiderano, che mi ponga bene del toro. Quiero precisare una cosa. Io mas del sì non puedo migliorare. Dottore e fisioterapista hanno sido muy claro. Il miglioramento che ho logrado hasta ora è il massimo che puedo ottenere. De anno cada mese gasto cientos de euros di fisioterapia, non per migliorare ma sino per non peggiorare. E sido sempre una persona simple, con muchas amistades, una novia e diverse passioni. Entro allo sport estremi. Ero soprattutto un grande fanatico del Brescia. E grazie a questa passione logravo a consigliare tutto il mio interesse. Andavo ad hecho in viaggio con mio amico e mia novia, e con ellos, e con molte mani, compartire tutte queste emozioni che hanno fatto del football così popolare. Paradossalmente, durante un viaggio, il mio mondo ha caído, tutto è cambiato improvvisamente. Era il 24 settembre del 2005, il derby era Hellas Verona-Brescia. Aveva terminato già da poco tempo e unto a centos de fanáticos dentro
de los que habían mujer, niños y personas mayores. Estaba esperando en la estación de tren de Verona la salida del tren extraordinario que nos habría llegado a todos a nuestra pequeña ciudad. En el estadio ya habían ocurrido pequeñas riñas, pero nada que ver con mi grupo. En señal de protesta, le habían prohibido entrar al estadio. Por esto mi grupo había decidido quedarse fuera del estadio, por solidaridad. Non había sucedido nada particolare, nada che non si era percepire lo che succedeva después. In verità, alcuna polizia aveva buscato una via di provocazione, però tutto si risolvió grazie al buon comportamento del gruppo. Después, per alcune ragioni, hanno dividido los fanáticos. Una vez junto en la estación, en espera de que llegaran los últimos fanáticos, he decidido ir al bar para comer algo. La situación parecía muy tranquila, tanto que ninguno ha regresado y he comprendido inmediatamente que la cosa había cambiado. La situación era claramente fuera de control de la mano de los responsables del orden público. Gas lacrimógeno lanzado en los vagones del treno. Había comenzado fuerte agresión da parte de toda la policía presente ese día. Al final, ya que había encontrado refugio dentro del tren, corría el riesgo de asfixiar con los gas lacrimógenos dentro del tren. También la policía vestida de civil que venían para Brescia para espiarnos han debido esconderse para no ser golpeado. Créame, no exagero cuando le digo que para muchos de nosotros se había convertido en una carrera por la nuestra vida. Después de haber visto lo que estaba sucediendo, como todo lo demás, he buscado refugio en el vagón más cerca. Pero mientras subí al vagón, fui agredido por la espalda por alguna policía y me tiraron a la tierra después de avermi golpeato duro nella cabeza, antes che se me apagara la luz, me ha quedado in memoria parte de los bastones che mi cruzaban delante de los ojos. La intenzione del mio amico è di rescatarmi dal golpe, la hinchazón dentro e fuera de mi cabeza, che a un certo punto parecía una piña madura. La nausea, il vomito e la spinata, ma nada. Mi desperté dal coma dopo di molte settimane. In un cuerpo che non era più il mio, stavo male, non solo fisicamente, ma anche perché mi dava cuenta che non sarebbe più quello el de antes. Già lo sapevo. Avrei perduto tutto. E così ha sido, ero morto come fanatico. E avevo risuscitato, però non mi sentivo più come l'ombra che era antes. E il fatto che non avevo quedato come un vegetale, come alcuni dottori avevano pronosticato, non mi dava nessun alivio, al contrario. L'unico motivo di consolazione, l'unica ragione per la che mi ha deciso di luchare, fu la solidarietà dei miei amici, del gruppo, de fanático rivales y naturalmente por mérito de mi familia. Imposible contarle todo lo que han hecho para mí estas personas. Pero sepan que si no me he rendido y he legado a un proceso después de tres intentos de archivarlo, ha sido por ellos. Pero desafortunadamente, como seguramente sabrán, la sentenza del primer grado non me dà giustizia. A me ni a tanto fanatico che furono eriti ese día in Verona. Alla verità non ha sonoro a un paese come il nostro che si definisce civile e democratico. De hecho, ninguno logra comprendere come potrebbe succedere che in una nazione avanzata come la nostra, in un caso emblematico come questo, e nel che ha sido accertata con chiarezza la responsabilità dello Stato non si haya aún incontrato lo responsabile di tanta barbarità.
entre otros durante il processo, se han hecho claros los intentos de pista, una certa complicità entre collega e accusato, e muchas contradicciones, entre otras han declarado también de las hipótesis locas sobre mi incidente. Una polizia ha dicho que me golpeaba yo solo contra el tren. La polizia ha giurato di avermi visto golpearme el tren a cabezazo. Afortunadamente il medico dell'estato ha confermato come causa di mia eredità. È probabile l'uso del bastone della polizia usato al contrario. Ho il dispiacere di aver perdito quasi tutto e sto con la spera di che ella si haga finalmente giustizia. Sé che non sarà facile ottenerla, anche perché faltano 10 minuti del video. E inoltre la polizia che mi ha andato quasi per morto, tenevano tutta la cara coperta e entonces non sono riconoscibile. Aunque si sia al mandato abbia una persona riconoscibile, despide tanta mentira e maldadas salidas sobre mí nel trascorso del tempo, ma spero soprattutto me sia regresata la dignità. Aunque mi storia non haya causato il mismo impatto, ricordano un poco la tragedia di Gabriele Sandri, Stefano Furlan, Sergio Arculano e de muchas otras víctimas del Estado. En particular, mi storia ricorda Aya de Federico Drovandi, con una pequeña grande differenza. Io mi storia la puedo raccontar. Después de la sentencia del primer grado, había pensado di irme de Italia. Este país, de hecho, no me ha protegido en pasado, no lo está haciendo ahora, y tengo el presentimiento de que no lo hará tampoco en el futuro. Después ha prevalecido el amor por mi tierra, por mi ciudad, por mi familia y mis amigos. Como decimos nosotros, aquí no se molla un cazzo. Hasta que se pueda luchar, seguiremos adelante. Por eso, mientras espero justicia con los amigos de mi grupo y todos los fanáticos que quieran sostenerme, combatiré hasta que mi sacrificio no haya sido inútil. Mi esperanza más grande es que no suceda mal lo que me sucedió a mí. Para hacer esto hay que luchar para obtener la introducción del número identificativo para la policía. Solamente con este modo cada uno de ellos se sentiría más responsable y sería molto identificable, pronto identificable. Solamente en este modo se ahorrarían otras vidas humanas. Come dice mio amico fanatico, chi si equivoca paga, anche se tratta di una polizia. Cada uno deve assumere sua propria responsabilità e se è necessario deve essere parato. Quanta cosa todavía le potrei contare, però mi pare aver parlato già sufficiente. E già discúlpame se non è sido capace di dare l'enfasi giusto a mia storia. Le agradezco a tutti. Y deseo que la traducción haya estado correcta. Con máximo respeto, Pablo Scaroni, vice de un estado extraído.